scuola, cuochi, e cuochi si focalizza su progetti, diciamo, di gestione personale dei documenti. Siamo partiti con un'app per uso personale di gestione dei documenti, classificazione e così via, e adesso stiamo tirando fuori un prodotto più per la fascia business di raccolta pratiche, documentazione, chat con il cliente e così via. Che il prodotto si chiama DoveDot ed è uscito in produzione un mesetto fa, circa. Quindi ce l'abbiamo fatta. E allora, io mi occupavo del backend di DoveDot e di Pochi. Io sono originario della Toscana, sono venuto in Friuli, sono andato in Friuli per seguire questo progetto e per 3 o 4 anni e quindi ho fatto la parte di backend. Il backend di Quoki e di DoveDot sono in Python, tutto su piattaforma Amazon, e poi, come sempre nelle piccole startup, c'è da rimboccarsi un po' le maniche, e quindi ho fatto anche un po' di DevOps, diciamo, la parte sistemistica, piattaforma, e poi anche un po' di Scrum, visto che noi lavoriamo diciamo con la metodologia Agile. Poi un po' ci ha raggiunto da Shiraz, ci ha raggiunto Ali, lui viene dall'Iran, in realtà non direttamente da lì, ma da Bologna, perché cercavamo un rinforzo, perché io stavo affogando, e quindi lui mi ha prima affiancato, poi ha preso in mano le redini di tutta la faccenda, e in più gli abbiamo dato come confettino, come piccolo cadeau, di studiarsi un po' la parte di machine learning, perché, come vedremo, noi volevamo lavorare su un progetto e il primo approccio che abbiamo utilizzato non ha dato i frutti che volevamo. Questa è la ragione per cui abbiamo virato sul discorso machine learning, però questo vediamo più avanti qual è stato il percorso. Io stasera personalmente vi illustro un po' qual è stato il primo tentativo che abbiamo fatto per approcciare questa cosa, perché non andava bene, cosa abbiamo imparato e quale problema ci ha risolto il machine learning, che, come vedremo, non è la panacea per tutti i mali, però se usato in maniera intelligente è uno strumento che risolve problemi. Non è che oggi tendenzialmente ci sono tante buzzword che vengono utilizzate e basta che butti del machine learning, butti data scientist hanno un certo problema, gli analisi di log, e ti risolvono magicamente tutto. Non è sempre vero. Quanti data scientist abbiamo qua? Perfetto. Devo tante fesserie, perché noi siamo programmatori, non siamo data scientist. Però ci siamo un po' rimboccati le maniche e abbiamo capito dove potevamo arrivare con degli strumenti che non conoscevamo. Ok. Allora, diciamo, il talk di stasera si divide grosso modo in tre parti: analisi del problema e prima implementazione, come seconda parte come abbiamo approcciato in maniera nuova usando il machine learning, terza fase perché siamo andati su una soluzione serverless per, diciamo, poi implementare in produzione questo progetto, che all'inizio, in questa fase qui, era ospitato nel nostro cloud normale di Quoki, e poi è stato tutto reimplementato sul serverless. E anche qui cercheremo di sfatare un po' qualche mito, perché il serverless è un'altra di quelle parolone che si sente un po' a giro. Allora, il problema. Noi avevamo una serie di documenti che ci aveva dato un cliente. Si trattava di un modulo abbastanza standard in cui dovevamo semplicemente fare un riconoscimento di firme. Quindi, banalmente,
da questi documenti doveva essere fatta un'analisi e capire se c'era la firma, se c'era un placeholder, che alcuni di questi documenti ce li mandavano con questi XXX, oppure se non c'era niente. In seconda fase abbiamo affrontato ed esteso questo progetto anche al discorso di categorizzazione dei documenti, che in apparenza sembrano non pertinenti, però come vedremo c'è un thread union fra queste due cose. Quindi, se ci arriva questa immagine, che cos'è? Riusciamo a capire che è un documento di identità e non un gatto, per dire? Prima fase del progetto. Sono dei documenti standard, sono dei moduli, il problema è stato risolto mille volte, cosa ci vorrà mai a risolverlo, no? Quindi in prima istanza siamo andati giù cattivi con un approccio che diciamo definiamo a forza bruta, nel senso che prendiamo, poi lo vediamo un po' nel dettaglio, però in pratica si trattava di prendere documenti, analizzarli in maniera con dei tool convenzionali che diciamo un programmatore ha in testa magari e vedere che cosa viene fuori. L'idea poi era di dire integriamo questo servizio nel nostro workflow sul nostro cloud in modo da fare meno lavoro possibile a livello sistemistico. Quando diciamo c'è tutta un'infrastruttura su una piattaforma, su cloud, con le macchine tutto già sistemato e predisposto, è più facile dire aggiungo un container Docker e faccio transitare di lì il traffico e cerco di minimizzare l'impatto sulla piattaforma, perché non voglio spendere anche su questo. Allora, quello che abbiamo cercato di implementare è, in gergo, diciamo, si chiama OMR, che a differenza dell'OCR, che sta per Optical Character Recognition, questo sta per Optical Mark Recognition. Cioè, in soldoni, significa che quando voi fate la tessera dell'Enalotto o del Totocalcio, il sistema deve riconoscere se c'è una X, un 1 o un 2. Oppure se non c'è niente. Si differenzia dall'OCR perché non deve fare nessun riconoscimento di carattere, deve solo dire c'è o non c'è. Quindi qual è il workflow che abbiamo cercato di implementare? Anzitutto un OCR, perché là c'erano dei documenti testuali, diciamo, che erano abbastanza facilmente riconoscibili da un OCR, oppure ci arrivavano già in formato digitale, perché questi PDF, se li genera un software, un applicativo di qualunque genere, non è che genera un'immagine, ti dà già il testo, e questo ci ha aiutato. Al quale abbiamo associato un OMR de Noartri, sviluppato in casa, che poi vedremo come è stato fatto, che adesso è finito su GitHub, quindi come a volte accade quando la roba finisce open source, viene buttata via. Però insomma, diciamo, c'è stato fatto del lavoro, è comunque una roba che abbiamo studiato e qualcosa abbiamo imparato lo stesso. E questo MR lavorava su delle immagini che venivano poi processate, vedremo come, in formato vettoriale. E poi su questi vettori veniva fatta un'analisi dei pattern. Ora, dette con questi paroloni sembra chissà che, ma alla fine si tratta di un templating piuttosto fisso, però un po' più irrobustito. Dove abbiamo ospitato questa roba? Come dicevo, questa è il Poki Cloud, al quale accedono i nostri client consumer con l'applicazione Poki e al quale accedono i nostri clienti business tramite due docker. In questo cloud abbiamo inserito il container Docker dove c'era effettivamente poi questo processore di immagini. Andiamo un po' nel dettaglio di che cosa c'è lì dentro. Allora, qual è il tipo di logica che è stato adottato per analizzare il documento? In questi spazi in rosso sono gli spazi che sono delle regioni che noi siamo andati a ritagliare per poi passarle all'OMR, cioè al sistema di riconoscimento. Questi due QR code che vedete qua ci servivano per
capire se il documento era, diciamo, storto, se era troppo grande, se era troppo piccolo, perché quando lavorate con un sistema di templating a coordinate più o meno fisse, la dimensione del PDF o dell'immagine che avete in mano è fondamentale, perché sennò rischiate di andare a tagliare in una regione dove c'è dell'informazione non interessante e quindi di passare all'OMR, fuffa, roba che non serve. Questi due QR code venivano letti, venivano trovate le coordinate e praticamente poi veniva capito se doveva essere fatto un resample, una transform per raddrizzarlo o un ridimensionamento. Dentro l'OMR, una volta fatta la parte di processazione del PDF, come funziona questo OMR? Vediamolo un po' più nel dettaglio. Questi sono i documenti che ci arrivavano, dei PDF, che venivano preprocessati, se occorreva, con un OCR. Quindi dall'immagine noi andavamo a estrarre il testo. Veniva fatto il riconoscimento dei QR code ed eventualmente il resample e la transform se serviva. Poi passavamo il PDF ripulito al meglio di quello che potevamo al sistema vero di OMR, che diciamo era al suo interno c'era un piccolo workflow che analizzava serialmente questi documenti. L'output di ciascuno step passava come input del step successivo. Partivamo dal PDF, veniva generata una TIFF in bianco e nero. Questo è un formato Group 4 che viene usato per i fax, per esempio, che permette un'estrema compressione del documento, riportando l'immagine a un bit di colore, che tanto era quello che ci serviva. Veniva fatto il crop di quelle regioni rosse che abbiamo visto prima tramite un semplice file che definiva le coordinate. Quindi ritagliavamo delle bitmap che poi venivano convertite in vettoriali, in SVG, e ora capiremo perché. Questi SVG venivano passati a un altro tool che praticamente contava i path di questi SVG, li ritagliava e vedeva le caratteristiche di questi path. L'SVG è un formato che abbiamo visto abbastanza semplice. Se uno va a vedere un SVG è semplicemente un file di testo con una sintassi che ti permette di costruire un'immagine, quindi ti dice che c'è una linea curva, quanto è linea questa curva, l'angolo, se c'è e a cosa si connette, qual è il segmento successivo e così via. E facendo così, concatenando queste istruzioni, si arriva a fare un'immagine vettoriale, che come penso sapete è molto più scalabile di una bitmap. Dall'analisi di questo path noi cercavamo di capire se c'era o no una firma o se era un falso positivo. Vediamo un po' di esempi e qui cominciamo a vedere i problemi che dava questo sistema. Questa qua doveva essere riconosciuta come firma perché è una firma, solo che o ad esempio è una fotocopia e si è rovinata l'immagine sorgente, oppure il nostro crop ha funzionato male e l'ha tagliata, però diciamo, noi che siamo esseri umani capiamo che questa è una firma, non è spazzatura, non è sporco di una fotocopia. Però qui vedete che, essendo tagliata la metà inferiore di questa firma, molti path di questo SVG sono tagliati. E questo qui rischia di confondere il motore di analisi, perché magari pensa che sia semplicemente dello sporco. Questa qui è un caso un po' più facile, perché vediamo che i tratti sono abbastanza uniti. In generale le persone quando firmano non staccano la penna dal foglio troppo spesso, quindi normalmente una firma non crea troppi problemi, però appunto se c'è degradazione dall'originale al documento che andate ad analizzare non è sempre così evidente. Questa linea qui, che è un'assenza di firma, il sistema va allenato per spiegargli che non è un falso positivo, perché se noi spieghiamo al sistema che un tratto lungo, ad esempio una firma come questa, è un indice che con molta probabilità è una firma, allo stesso tempo gli va spiegato che questa non è una firma, perché, faccio un esempio banale, all'interno della regione che devi analizzare c'è un tratto ottimo e basta. Questo qui è un campanello d'allarme,
diciamo, il sistema va allenato per rilevare questi casi. Allo stesso modo, se c'è un tratteggiato di questo tipo, deve essere rifiutato questo sample qua. Per fare una roba del genere si parte che tutto sembra funzionare, però man mano che sale il tempo aumenta il ratio di insulti e bestemmie, perché il problema è non tanto mettere in produzione questa roba, ma fare il training del sistema, e vedremo perché. Allora, qual è stato l'output, diciamo, di questa prima fase? Abbiamo mandato in beta una beta introduzione, perché era un progetto pilota, quindi doveva in qualche modo dovevamo pubblicarlo e cominciare a farlo lavorare per fare il training del sistema. Abbiamo visto che lavorava abbastanza bene con i documenti generati digitalmente, perché ci risolveva, diciamo, metà del problema, cioè la parte di resample e di ridimensionamento. E se il documento manuale, quindi scansionato, era anche abbastanza buono, ad esempio veniva scansionato sempre da un operatore coscienzioso che faceva, diciamo, un lavoro preciso, riuscivamo a tirar fuori dei dati anche da questi. E ora vediamo... avete già intuito. Vediamo però quali sono i problemi che ci ha dato. Non è mai stato fatto un vero controllo delle threshold per capire il discorso che dicevamo prima, e questa è una fase fondamentale di qualunque sistema voi vogliate allenare. In parte perché, ahimè, devo dire che non è stato semplice spiegare un concetto all'apparenza semplice come un test dataset. Cioè, noi dovevamo in pratica allenare un sistema a riconoscere dei documenti che non esistevano, ma che sarebbero stati prodotti nei mesi successivi. Quindi, quando siamo andati a chiedere un training dataset per questo progetto, ci è stato dato un sample piuttosto ristretto, dell'ordine di poche centinaia di documenti, ma tutti fasulli, fatti a mano, da un povero disgraziato, mi immagino, che lavorava dal cliente e gli è stato detto: produci questa roba. E quindi ha fatto un po' un lavoro a caso, non era un sample, diciamo, che rispecchiava la realtà. E questo è un punto CR che all'inizio avevamo provato, quello gratuito. Aiutatemi, mi dimentico sempre come si chiama. Tesseract. Però non siamo riusciti a fare un training adeguato per riconoscere questi documenti. Quindi siamo andati su una soluzione proprietaria e commerciale, che ovviamente costa, sul quale abbiamo scoperto dei bug, e il supporto che ci hanno dato è stato, diciamo, suboptimal, per usare un eufemismo. Ad esempio, vi faccio, tanto non faccio nomi, quindi posso dirvi quali sono stati i problemi. I due QR code che avete visto là erano riconoscibili da questo SDK, di questo CR. Però, diciamo, siamo andati ad analizzare il lavoro che dovevo fare era semplice: ritagliare i due QR code e darmi le coordinate. Ci siamo accorti che questo SDK tirava fuori sempre un solo QR code, quindi abbiamo capito, forse il secondo, quello in basso a sinistra, è troppo piccolo, forse quell'altro è troppo sgranato. Dai, abbiamo fatto le prove e abbiamo visto che c'era un bug che praticamente riconosceva solo un QR code se lo mettevi a lavorare su un'immagine con multipli, con più QR code. Quindi abbiamo dovuto fare un workaround orribile, peraltro in C, ti immagini io che faccio C, che praticamente prende l'immagine, con Image Magic gli fa trovare il primo QR code, poi con Image Magic gli dava una pennellata di bianco, ripassavo la bitmap e gli dicevo: trovami il QR code, e lui dice: ah, c'è un altro, ed ecco il secondo QR code. Altra pennellata di bianco: ci sono altri QR code? No, benissimo, usciamo. Che ora c'è da ridere per non piangere, ecco. Perché non dividerlo in due? Perché poi rischiava di mandarmi a remare il discorso delle coordinate. Avrei dovuto fare dei file per dei file separati per recuperare questa immagine, le zone da ritagliare, e se io non ho la certezza di che immagine ho in partenza, rischiavo di far casino. Quindi abbiamo cercato di non complicarci ulteriormente la vita. Siamo partiti addirittura, prima di fare questo, anche con un'immagine, con l'analisi dell'immagine,
il pezzettino ritagliato, all'inizio eravamo partiti dicendo sono pixel, ho bianco o nero, facciamo una scansione linea per linea e capiamo se c'è una firma. Ora non mi soffermo e non mi dilungo, però non era banale neanche quella strada. Quindi alla fine abbiamo detto, va bene, come progetto pilota ha fatto quello che doveva fare, siamo moderatamente soddisfatti, abbiamo visto le limitazioni. Che cosa abbiamo imparato? Il classico, quando in mano hai un martello, a volte tendi a vedere tutto come fossero dei chiodi. E questo è un approccio che quando sei dentro, a volte non riesci ad astrarti, a capire. E poi un altro approccio, come dicevo prima, essendo un po' nerd, diciamo, che ci vuole? Facciamo un prototipo. Il prototipo comincia a funzionare e non ti accorgi e cominci ad evolvere sul prodotto, senza capire se riesci ad avere, diciamo, la lungimiranza di dire se questo aggeggio funzionerà, perché finché non ci arrivi a volte non riesci a capirlo. Quindi parti dal prototipino che funziona e a calci e martellate vai avanti. E poi, come vedremo, come ci spiegherà meglio lì, non esiste un singolo approccio che possa funzionare per tutto. E quindi, diciamo, un'altra delle limitazioni era che avremmo dovuto rifare un pezzo di roba per il prossimo progetto che sarebbe arrivato. Ok, direi che questo conclude la prima fase e adesso passo il microfono ad Ali, che è venuto in soccorso con delle idee nuove. Sì. Allora, in questa parte vedremo alcune cose. Come prima cosa vediamo un po' le parole chiave che sentiamo ogni giorno di machine learning. Cos'è un modello, cosa significa fase training, cos'è il dataset, queste cose. Poi andremo a vedere un po' il concetto computer vision, come il computer vede l'immagine, come e cos'è convolutional neural network. E facciamo un'introduzione veramente veloce solo per vedere le base. E poi andremo a vedere come si può fare il training di un modello e andremo a vedere il modello che si chiama Inception e andremo a vedere anche CHIC, che è un acronimo inventato io, mi piace molto, e per custom image classifier, che sarà un classificatore per le per immagine basato sul dataset vostro, non qualsiasi dataset. Poi vedremo due casi d'uso di C che abbiamo trovato, uno per risolvere il problema che ha spiegato Antonio prima, per fare il riconoscimento delle firme, e poi che abbiamo visto che funziona molto bene, abbiamo applicato anche sull'altro problema che abbiamo visto prima, per fare classificazione sui documenti su un dominio speciale, che nel nostro caso erano documenti di 730 che fa il nostro client. E poi alla fine vedremo un altro problema e un'altra soluzione per fare un modello machine learning usando il servizio che fornisce Amazon Machine Learning. Allora, cos'è un dataset? Un dataset è il vostro data, input data, che di solito mettete dentro, e sarebbe bello se sapete cosa è stato mandato dentro per fare il training. In questo caso, quando noi sappiamo cosa abbiamo come data, sappiamo quali sono i tag, quali sono le categorie del nostro data, e in questo caso noi stiamo parlando di supervised learning, dove noi già sappiamo quali sono i tag, quali sono i label del nostro data. E abbiamo fase di training, che praticamente iniziamo a iterare sul nostro dataset per trovare i pattern e statistiche e trovare distribuzione dei dati. E in ogni passo di questa iterazione noi creiamo un nuovo modello che
continuiamo a fare questo training, continuiamo a iterare su questi, su questo dataset, finché arriviamo a un certo punto che abbiamo un modello che funziona molto bene. E quando abbiamo il modello, ovviamente dobbiamo fare validazione sulla prestazione di questo modello, che si chiama evaluation. Questo è il solito giro, inizia da qui con il nostro dataset e andiamo a spezzare il nostro dataset di solito in due parti diversi, uno per fare training e uno che andremo a usare all'ultimo passo per validare la prestazione del modello. Un numero magico che di solito viene usato è 70%, 30%, 70% per fare il training e 30% per fare il testing. Passiamo 70% dei dati a fase di training per iterare su questi dati e trovare i pattern dentro il nostro dataset. Come dicevo, a ogni passo viene creato il modello. Il modello non è una cosa che viene consegnata all'ultimo passo. A ogni iterazione di training noi abbiamo il modello, facciamo evaluation, facciamo verificare se sta funzionando bene o no e continuiamo questo giro a un certo punto finché confidenza arriva a un numero accettabile, tipo questo numero sarà tra 0 e 1 e quando arriviamo tipo al 90% sappiamo che stiamo facendo molto bene, quindi iniziamo a fidare i dati dentro per dentro il modello e come output avremo un prediction che sarà tipo una categoria con un certo score. Ora, stasera noi andremo a parlare più su classificazione, image classifier, come computer fa classificazione dell'immagine. Prima cosa che dobbiamo sapere, computer come vede l'immagine. Immagine per computer sarà un array duedimensionale che praticamente sarà una matrice che in questi giorni la chiamano anche tensor. Vedremo più avanti. E praticamente quando noi mandiamo carattere X, computer lo vede pixel per pixel, una matrice dei pixel che saranno tra 0 e 1. 0 possiamo dire che sono neri e 1 per bianco. Però è molto difficile per computer capire cosa sta guardando, cosa sta vedendo, cos'era quel... questi punti neri, bianchi, cosa sono? Non hanno nessun significato per il computer. Per noi invece, per noi esseri umani, noi quando vediamo X, noi già sappiamo esperienza, abbiamo visto migliaia di X nella nostra vita. E quando vediamo un X, noi non abbiamo mai certezza e stiamo parlando di un'alta probabilità che noi stiamo guardando X perché abbiamo visto tante X nella nostra vita e adesso abbiamo una certezza abbastanza alta che stiamo guardando a una X. Però il computer non ha esperienza, non aveva vita poverino. Quindi la sfida per il computer sarà i nuovi dati che vede. Per esempio, X non sarà un X standard sempre. Si può essere un po' girato, si può scrivere un po' diverso. Ci sono diverse versioni della X. E il computer se fa un confronto pixel per pixel per vedere se questa immagine, che per noi esseri umani ovviamente è un X normalissimo,
se vuole fare confronto pixel per pixel tra questi due X, ovviamente fallisce, perché a parte quella parte centrale, in tutti questi casi non riesce a vedere solito X che conosceva. Quindi la sfida qua è trovare un modo per semplificare un po' questa X e poi per ridurre l'importanza di ogni pixel. Qua arriviamo alla magia che si chiama convolutional network. Cosa sono convolutional networks? Sono insiemi delle regole, diciamo delle regole matematiche abbastanza semplici per trovare il pattern dentro un array o un'immagine. Dico array perché non trattiamo sempre con immagini, ci sono anche le parole, ci sono diverse cose. Però la rappresentazione alla fine sarà array per computer. Grazie al convolutional network, una singola pixel perde la sua importanza nella decisione finale che il computer va a prendere. Il computer non decide più alla base di un confronto pixel per pixel, ma fa un confronto su pezzetti dell'immagine, che questi pezzetti sono insieme dei pixel. Spero che si veda bene. Per esempio, in questo caso, se noi prendiamo questi tre pattern, una diagonale qua, la parte centrale, un'altra diagonale qua. In questo caso, se il computer potesse fare confronto tra i pattern, vedeva che questi certi pattern sono ripetuti tre volte, quindi il computer con una confidenza abbastanza alta può dire che ok, questi due per me sono uguali e sono tutte e due X. Ma come lo facciamo? Abbiamo alcuni strumenti, ci sono tante funzioni matematici per creare questi pattern. E stasera andremo a vedere quattro più utilizzati e sono veramente semplici quando vediamo come funzionano. Andremo a vedere filtering o convolutional network, andremo a vedere normalizing, pooling e alla fine fully connected network. E questi qua creano praticamente la base per creare un modello machine learning e trovare i pattern. Iniziamo con filtering. Filtering praticamente fa sostituire un insieme dei pixel, o da ora in poi la chiamiamo feature, che sarà un insieme, una parte di array, una parte che noi prendiamo come misura. Andiamo a cercare questa cosa dell'array originale. Fa sostituire questa feature con un singolo valore. Come lo fa? In questo caso noi abbiamo questo feature che era la parte diagonale dell'X che abbiamo visto prima. Abbiamo scelto un feature con dimensione 3x3 pixel e andremo a mettere questa misura in tutti i posti possibili dell'immagine. Per esempio lo mettiamo in parte centrale, qua. E poi pixel per pixel iniziamo a una semplice regola. Facciamo moltiplica del valore che ci troviamo nel pixel a il pixel corrispondente nell'immagine originale. Nella mappatura si vede perfettamente dove è stato ripetuto il pattern. Il valore 1 ovviamente è. Noi abbiamo visto 1 più 1 più 1 più 1, tutti i valori positivi, diviso da 9 è diventato 9.
e vediamo che questa feature è stato ripetuto qua e qua, che ovviamente è giusta. E anche vediamo che dimensione di array è stato ridotto. Una feature di solito tante volte non basta, quindi dobbiamo trovare più feature e andremo a applicare filtering su tutti i feature che abbiamo. Quindi facciamo un stack delle feature, applichiamo un filter e nell'output avremo mappatura più significante per il computer. Prossimo trucco sarà pooling. In questo caso andremo a obiettivo di questo pooling è il primo sarà ridurre dimensione dell'array in output e anche prendere quelli più significati. Regola semplicissima. Scegliamo una feature e andremo in questo caso 2x2 pixel. In questo caso stiamo facendo max pooling, andremo nella mappatura si vede perfettamente dove è stato ripetuto il pattern. Il valore 1 ovviamente è, noi abbiamo visto 1 più 1 più 1 più 1, tutti i valori positivi divisi da 9 è diventato 9. E vediamo che questo feature è stato ripetuto qua e qua, che ovviamente è giusto. E anche vediamo che dimensione di array è stato ridotto. Una feature di solito tante volte non basta, quindi dobbiamo trovare più feature e andremo a applicare filtering su tutti i feature che abbiamo. Quindi facciamo un stack delle feature, applichiamo un filter e nell'output avremo mappatura più significante per il computer.
prossimo trucco sarà pooling. In questo caso andremo a obiettivo di questo pooling e il primo sarà ridurre dimensione dell'array in output e anche prendere quelli più significati. Regola semplicissima. Scegliamo una feature e andremo in questo caso 2x2 pixel. Nella mappatura si vede perfettamente dove è stato ripetuto il pattern. Il valore 1 ovviamente è, noi abbiamo visto 1 più 1 più 1 più 1, tutti i valori positivi divisi da 9 è diventato 9. E vediamo che questa feature è stato ripetuto qua e qua, che ovviamente è giusta. E anche vediamo che dimensione di array è stato ridotto. Una feature di solito tante volte non basta, quindi dobbiamo trovare più feature e andremo a applicare filtering su tutti i feature che abbiamo. Quindi facciamo un stack delle feature, applichiamo un filter e nell'output avremo mappatura più significante per il computer. Prossimo trucco sarà pooling. In questo caso andremo a obiettivo di questo pooling e il primo sarà ridurre dimensione dell'array in output e anche prendere quelli più significati. Regola semplicissima. Scegliamo una feature e andremo in questo caso 2x2 pixel. In questo caso stiamo facendo max pooling, andremo nella mappatura si vede perfettamente dove è stato ripetuto il pattern. Il valore 1 ovviamente è, noi abbiamo visto 1 più 1 più 1 più 1, tutti i valori positivi divisi da 9 è diventato 9. E vediamo che questa feature è stato ripetuto qua e qua, che ovviamente è giusta. E anche vediamo che dimensione di array è stato ridotto. Una feature di solito tante volte non basta, quindi dobbiamo trovare più feature
andremo a applicare filtering su tutti i feature che abbiamo. Quindi facciamo un stack delle feature, applichiamo un filter e nell'output avremo mappatura più significante per il computer. Prossimo trucco sarà pooling. In questo caso andremo a, nel prossimo caso sarà 0.33 e così via. Applicando pooling sul mappatura che avevamo prima, arriviamo a un nuovo mappatura, nuova matrice. Qua si vede che in ogni passo output di un step sarà input dell'altro. Quindi stiamo creando un stack layer per layer. Prossima regola è normalization o rectified linear units, ReLU, come acronimo. Anche questo è molto semplice. E andremo a sostituire tutti i valori negativi con zero, perché come dicevamo prima, il computer, i pixel hanno un valore tra 0 e 1. Applicando ReLU su tutte le mappature che avevamo, noi creiamo una nuova matrice più semplice. Ora possiamo mettere tutte e tre insieme. Applicando filtering, ReLU e pooling avremo una matrice significante per computer. Qua piano piano stiamo vedendo che il pattern dove viene ripetuto. Scegliere numeri delle regole che vogliamo applicare sulla nostra immagine ovviamente dipende da tante altre cose che parliamo più avanti, però i numeri sono opzionali, si può applicare tante volte una regola per arrivare a una matrice più piccola, così fare calcoli sarà più conveniente, più facile anche per computer. L'ultimo passo si chiama Fully Connected Layer. Qua andremo a mettere tutti questi valori che abbiamo, mettiamo tutto insieme, abbiamo i punti che praticamente vuotano a un input, vuotano per decidere cos'è un certo input. Per esempio, qua si vede che il pattern è stato ripetuto tante volte, è stato ripetuto al primo punto perché abbiamo valore 1, quindi questo valore ha un'importanza più alta, si chiamano weight o peso. Anche questo ha valore 1, quindi ha importanza molto alta, e così via. I punti che hanno valore più alti hanno importanza più alta e hanno un ruolo più importante per fare decisione finale. Per E sarà il primo punto, terzo e così via. Ovviamente per O sono diversi. Per O, applicando le regole che avevamo prima, vediamo che i punti che sono importanti per O sono diversi. Quindi i punti che decidono alla fine per un certo input, per decidere che noi stiamo guardando a una X o O, sono diversi. Ora, se noi buttiamo dentro una nuova immagine, applichiamo tutte le regole che abbiamo visto prima, filtering, pooling, tutto, e alla fine questi punti vuotano. Facciamo una somma semplice.
e vediamo il valore più alto per x. Quindi probabilmente immagino che abbiamo mandato come input con il 92% era x, ma non siamo sicurissimo quasi mai, poteva in 50% ha visto anche o perché queste immagini sono piccolissime, quindi è possibile che alcuni pattern vengano ripetuti, per esempio in questa parte o questa parte. Sapendo tutte queste cose qua, noi arriviamo al punto per implementare queste regole proprio a livello di codice. Qua c'è la libreria TensorFlow, pubblicato, è una libreria open source pubblicato da Google. E cosa fa? Questa è la descrizione sul sito ufficiale. An open source machine learning framework per chiunque. Cosa significa chiunque? Chiunque sono ricercatori che lavorano a livello proprio basso, lavorano per definire nuove regole, lavorano per trovare ottimizzazione, per creare i modelli. E anche significa i developers come me, i sviluppatori che non sanno niente di data science, ma vogliono mettere le mani, vogliono risolvere i problemi usando soluzioni di machine learning. Ovviamente ottimizzato per GPU e CPU, come abbiamo visto, stiamo parlando dei matrici abbastanza grandi, fare calcoli su queste matrici non è facile e ha bisogno delle risorse. TensorFlow usa un modello di programmazione abbastanza conosciuto di Dataflow per arrivare ha alcuni vantaggi per fare calcoli in parallelo, distribuito, e anche un'altra cosa che non c'entra niente di Dataflow è anche portabilità. Portabilità di TensorFlow significa che TensorFlow sotto è scritto in C++. Il motore che lancia questa cosa, questi calcoli in runtime e in C++, ma ha un'interfaccia in Python. E portability di TensorFlow significa che io posso fare un modello usando Python, posso utilizzare questo modello, dare il modello a Antonio che conosce solo C++, va a aprire il modello e inizia a lavorare con C++. Questa è portabilità di TensorFlow. Ovviamente il nome viene da tensor, che abbiamo visto sono array, e in questi array c'è un flusso di array che volano così in parallelo, quindi non aspettavo niente d'altro. Ci sono alcuni concetti principali per sapere come funziona TensorFlow. La struttura di base sono i tensor, ovviamente. Abbiamo le operations, che sono funzioni matematici, insomma, moltiplica, queste cose. La cosa più importante è il grafo, che è un grafo computational. Fino a una certa versione di TensorFlow questa non significava niente, i nodi erano semplicemente operation tipo A più B e A che erano il tensor, risultato A più B sarà C che viaggia sul prossimo nodo. Questo grafo per produrre il risultato dovrebbe essere lanciato in un runtime che in TensorFlow si chiama session, per eseguire il grafo e vedere il valore che c'era dentro il grafo
dobbiamo lanciare sempre dentro session. Questo dobbiamo, infatti, in realtà devo usare il verbo passato perché dalla versione 1.7 loro hanno introdotto nuova versione per eseguire il grafo che si chiama Inger, se avete visto Celery, il concetto è molto simile e genera il risultato subito, il grafo non è più un wrapper sull'operazione, quando uno scrive, fa operation A più B, può prendere il risultato subito. Ora che abbiamo tutto a mano, citazione obbligatoria, inizia diventa più interessante. C'è una sfida, si chiama ImageNet, è un dataset enorme delle immagini, e sfida era classificazione questa immagine. C'erano tanti team che hanno iniziato a risolvere questa sfida, arrivare a un modello con confidenza più alta. Uno di questi team erano i nostri preferiti, Inception, che hanno fatto questo modello usando le regole base che abbiamo già visto. Alcuni hanno nomi un po' diversi, soft, ma che è un tipo di normalization. Però pooling e convolutional erano abbastanza simili a quei concetti che abbiamo già visto. Mettendo tutti questi concetti insieme, le regole insieme, questi componenti, loro hanno creato questo modello e la bellezza era che hanno fatto open source di questo modello in 2016. Per chi vuole sapere di più, c'è anche un paper che spiega meglio come hanno deciso, perché hanno deciso di mettere questi feature, perché ci sono tre componenti qua e così via. E un'altra cosa molto bella, positiva per noi sviluppatori pigri, era che si può fare retraining in diversi modi su questo modello, o da zero, completamente da zero, per ottimizzarlo ancora, o fare transfer learning. Transfer learning significa che questo modello ha imparato alcune cose durante il training. Il training è... cosa ha imparato? Ha imparato per trovare i pattern dentro l'immagine, non su un dataset, trovare immagine in qualsiasi tipo di dataset. Ora che ha imparato questo, può applicare la stessa cosa su qualsiasi dataset. Quindi stasera noi andremo a vedere solo questa parte, che sarà qua. Invece di creare il modello tutto da zero, noi utilizziamo il modello che già sa come trovare il pattern dentro l'immagine e applichiamo sul nostro dataset. Per esempio, passando un dataset delle facce degli esseri umani, Inception inizia a trovare semplici pattern, che saranno i punti luminosi o scuri, e poi un passo più avanti i pattern diventano, e questi qua sono le feature, no? Prova a trovare i pattern più grandi, che qua vengono fuori piano piano, gli occhi, il naso, che sono i pattern che vengono ripetuti nelle nostre facce. E alla fine arrivano alla... arrivano qua, che sono le facce. Per fare il training, loro gentilmente hanno pubblicato anche lo script che fa questa cosa. E andiamo a forcare questo script
abita su account GitHub di TensorFlow e andremo a preparare il nostro dataset. In questo caso noi avevamo directory signature dataset e per ogni categoria che avremo avevamo abbiamo creato una cartella con le immagini dentro. Uno può avere un dataset con 100 categorie, noi ne avevamo solo 3, che sono NaN per linea bianca in caso delle firme che ha scritto Antonia, XXX che non è quell'XXX che state pensando, ma sono i placeholder e sono le firme. Ora vediamo come si lancia questo million dollar script. Andremo a definire dove abbiamo messo tutto. Lanciamo lo script. Passando alcuni flag semplicissimi, diciamo dove mettere il bottleneck. Bottleneck sono informazioni, sono più o meno le matrici che avevamo visto prima. Quante volte dobbiamo ripetere l'iterazione su questo dataset? Questo numero è venuto fuori sui tentativi, ma più o meno funziona su un dataset così piccolo. E chiediamo a cercare per il modello Inception qua, se non c'è fa scaricamento lo script per sé. E chiediamo output di questo script sarà un grafo, anche un file di testo semplice che avrà dentro le nostre categorie. E ovviamente diciamo dove la cartella che abbiamo le immagini dentro. Lanciando questo script, come si vede al primo step che il modello inizia a fare prediction quasi random, a caso, non abbiamo confidenza molto alta, siamo a 80%, ma si vede che piano piano ha imparato meglio e confidenza all'ultimo passo è circa 98%, che è altissima, molto accettabile per il nostro caso. E l'output, come aspettavamo, vediamo un file pb che è il nostro grafo, pb è per protocol buffer, per parlare con questo modello useremo protocol buffer, è un file di testo che sono righe per righe con le nostre categorie. Qua andremo a fare prediction passando dentro un pezzetto dell'immagine che in questo caso sarà quella parte OML che diceva Antonio. Questo codice è in Python, non è molto complicato. Noi andiamo a caricare il file di label, andiamo a caricare il grafo. Come dicevamo prima, questo codice è in TensorFlow 1.4, quindi usavamo ancora le station per lanciare il grafo. Iniziamo runtime di CPU, passiamo dentro il grafo che adesso è in memoria, quindi accesso è abbastanza veloce, non è sul disco, è nella memoria, e passiamo dentro la nostra immagine. Aspettiamo per vedere, queste sono le specifiche per parlare con il modello, come input noi passiamo JPEG e come output avremo il nostro label e score. E
ogni volta che facciamo questa operazione noi aggiungiamo un nodo al grafo, quindi il grafo diventa piano piano più... diventa piano piano più grande, quindi dobbiamo liberare la memoria. Come erano i risultati? Benissimo. Potevamo fare traduzione sulle firme e con una certezza molto alta. La stessa cosa per placeholder e anche dove non troviamo le firme. Come vedete, sempre con un valore più di 97%. In circa 300 millisecondi per ogni pezzo dell'immagine, quindi per ogni documento in circa 1-2 secondi potevamo fare tutte le predictions. Questa è una regola inventata da me per capire come e dove potete applicare questa soluzione. Se potete vedere il pattern con gli occhi nudi, probabilmente lo vede anche Inception e Aliesta per Artificial Learning Intelligence. Visto questi risultati, noi abbiamo iniziato a pensare se possiamo applicare questa soluzione agli altri documenti, perché come abbiamo visto come regolari qua si vede il pattern. Noi possiamo ovviamente vedere che tutti questi documenti ci sono alcune cose, anche queste parti che forse non hanno importanza al primo momento definiscono i pattern dentro questo documento fatto di identità. La stessa cosa in documenti Q, certificazione unica. Qua non, nella prima vista questa parte grigio non si vede come un pattern, non si vede, non è come una mela che prima volta che tu guardi una immagine vedi la mela. Non è questo, però definisce una pattern dentro questo documento. Abbiamo applicato la stessa soluzione creando un dataset con questi documenti, ci sono circa 100 categorie e sempre funzionava molto bene. Ora un altro problema sono documenti fuori del nostro dominio che abbiamo definito. Se passiamo questa immagine al nostro modello, cosa aspettiamo a vedere? Questa è una spiaggia, non aspettiamo a vedere questo. Che il modello con certezza abbastanza alta e sta dicendo che questo è un documento certificazione unica, si vede che non lo è. La soluzione per risolvere questo problema è facilissima. Il nostro dataset dovrebbe essere lo specchio della verità. Non, la verità dei documenti nel mondo ufficiale non è che tutti caricano i documenti. Uno manda immagini della famiglia, uno manda immagini del gatto. La verità è questo. Quindi andremo a aggiungere un po' rumore al nostro dataset. Noi abbiamo usato un dataset gratis dell'Università Caltech, ovviamente irrilevanti, inutili, che non sono documenti, quindi alla fine i documenti sono distinguibili da altri oggetti, immagini che ci arrivano. A questo punto noi abbiamo visto un altro problema. Avevamo una categoria che i documenti visualmente non erano uguali, però avevano un'altra cosa in comune, le parole. Questa categoria erano contratti di assicurazioni. Come vedete qua, questi documenti non hanno tanto in comune, la parte bianca non si dice nulla,
però le parole che sono dentro sono molto comuni. A questo punto arriva un'altra soluzione per fare classificazione contesto. Noi come soluzione abbiamo usato AWS Machine Learning. Per fare questo modello abbiamo bisogno di un dataset. Il dataset qua è un po' diverso perché il testo è diverso dall'immagine. L'immagine ha tutte le informazioni dentro sé, ha i pattern dentro sé. Qua noi andremo a creare i pattern manualmente, tra virgolette. Ovviamente abbiamo bisogno del testo del documento che tiriamo fuori con OCR. In questo dataset è un CSV semplicissimo. Avremo una colonna molto importante che è la nostra categoria. Dovrebbe essere del tipo categoriale. Vedremo più avanti cosa significa. E andremo a aggiungere più informazioni per generare pattern. Questi testi da sé creano un po' di pattern perché AWS applica anche l'analisi del testo per trovare pattern dentro il testo non strutturato. Però noi per aiutare il modello abbiamo tirato più informazioni, tipo le parole comune, e una colonna binario se abbiamo trovato quelle parole comune che cercavamo nel testo. Qua si vede che piano piano stiamo aggiungendo una parte. Tutti quelli che sono del tipo contratto assicurazione probabilmente hanno anche questa colonna positiva 1. Qua tutto fatto così, click, facilissimo per gli sviluppatori che non sanno niente di machine learning. I concetti di AWS Machine Learning sono molto simili a quelli che abbiamo visto prima per classificatore dell'immagine. Abbiamo sempre il dataset, abbiamo fase di training, abbiamo il modello e alla fine facciamo il prediction. Qua input è un CSV, che sono i dati con spazio. Quindi pulire questi dati è responsabilità dell' sviluppatore. In nostro caso un altro problema era qualità di OCR. Chi ha esperienza con OCR sa che ci sono alcune volte che vengono fuori spazzature che non vanno bene per creare il modello. Creando il nostro data source, noi andremo a iniziare il processo di training. Qua la cosa importante è fare shuffling del nostro data. Se avete dimenticato AWS la fa per voi, basta non dimenticarlo. E per vedere prestazione del modello AWS fornisce, non è che AWS fornisce, è un concetto che è generale, ma graficamente potete vedere anche Confusion Matrix, che graficamente vi dirà come sta succedendo, come sta procedendo e la prestazione del modello com'è. Qua AWS prende una categoria, questi sono i ID delle categorie che noi abbiamo usato, prende una categoria e passa dentro i dati di test. E se viene fuori, AWS già sa il valore vero che deve venire fuori, fa questa prediction. Se il valore sia uguale a quello true value, la mette blu. Più blu meglio è, rosso significa che ha fallito. Qua vediamo che il 98% dei casi è successo a quindi se preferite possiamo sorvolare rapidamente e poi fate delle domande, perché non volevamo rubare tempo ed eventuali domande che avete. Che dite? Facciamo
facciamo una rapida carrellata e tiriamo a finire. Siamo un po' sforati. Allora, il discorso serverless è in pratica un tipo di servizio che ora, questo sta diventando un po' una buzzword, ma cerchiamo di capire quando è che serve e quando no. Noi avevamo già un cloud già funzionante in produzione, quindi abbiamo provato, all'inizio avevamo buttato lì il servizio, poi l'abbiamo spostato sul serverless perché abbiamo visto che nel nostro caso d'uso era più conveniente e più semplice da mantenere che aggiungere un pezzo al nostro cloud. I vantaggi del serverless sono che ovviamente non hai un'infrastruttura da mantenere, si semplificano i deploy, in pratica non devi fare deploy delle macchine, aggiornamenti. Se stai nel mondo magico di AWS o altri cloud provider è tutto molto integrato e non hai problemi di scalabilità perché ci pensa quello che sta sotto il tuo pezzettino di codice che sta girando. Il serverless in pratica ti nasconde tutta la parte del server che esiste e ti espone solo il pezzettino di codice che te devi far girare. Tipicamente questa roba gira su dei container Docker che ti vengono nascosti. Quindi, quali sono i problemi che abbiamo? Tutto. Il vendor, sei nelle mani di AWS o di IBM o di chi vuoi, quindi ci sono delle limitazioni, ad esempio nel caso di AWS, di Amazon, le lambda che loro ti mettono a disposizione ti limitano sulla cosa e via. Il discorso Docker dietro non è evidente, ma se questa lambda, che è il serverless di Amazon, non viene chiamata mai, il container Docker viene messo a riposo. La prima volta che viene chiamata la lambda viene ritirato su e c'è quindi un maggior delay sullo spin-up di questo server. Le chiamate successive ovviamente non soffrono di questa cosa qua. E nel nostro caso d'uso, diciamo, abbiamo risparmiato sull'infrastruttura, però usato intensamente al posto di un server, la soluzione serverless comincia a diventare costosina. Se questa roba la fate girare 24 ore al giorno per tutti i mesi di tutto l'anno, la bolletta rischia di diventare alta, diciamo. Questo è diciamo, il nostro stack di cloud che avevamo normalmente, quindi si parte dal balancer giù fino al server, sistema operativo, application server, fino ad arrivare all'applicazione. Le lambda sono dei pezzetti di codice che vengono triggerati o da eventi HTTP oppure da degli eventi che girano all'interno del cloud di Amazon. Questo qui è semplicemente il codice che esegue la lambda, che diciamo si tratta di 20, 30, 50 righe di Python che prendono nel nostro caso il payload che viene inviato di apposta dal cliente, lo carica su uno store e poi manda un messaggio a uno strumento in Python che si chiama Seller, che praticamente serve per dialogare con i message broker. Vediamo, diciamo, facciamo un overview di questa architettura rapidamente. Allora, qui abbiamo il nostro client, il cliente che fa la chiamata, ci manda il documento via post sull'endpoint di Amazon, che passa la chiamata header e payload alla nostra lambda. La lambda salva sullo storage di Amazon, che è un data storage, il file, crea un record con JavaLink sul database, manda un messaggio al message broker che prende in carico il job. Poi, da un'altra parte dell'architettura, abbiamo dei container Docker, più o meno numerosi a seconda della necessità, che vanno a scodare dal message broker, prendono il job ID, si riscaricano il file, fanno tutto l'analisi e il lavoro che ci ha spiegato Ali e chiamano una callback del nostro cliente, in cui gli passiamo, guarda, per questo job ID, questi sono i risultati che abbiamo ottenuto. Fine del discorso. Quindi, diciamo, volendo così riassumere... Sì, è stato interessante quello che avete visto. Noi cerchiamo, per il sviluppatore che conosce un po' di backend, Python, Django, un po' di machine learning, ovviamente sarà un plus. Noi siamo disponibili, potete contattare jobs@lapo.com o possiamo parlare adesso, se torniamo insieme a Udine. E niente, tutto qui direi.
grazie mille a Sandro che ho preso immagini della parte di Convolutional Network della sua presentazione, ovviamente ho comunicato anche a lui, quindi nessun problema per copyright. Qui ci sono un po' di contatti, se volete vedere un po' quello che facciamo, qui c'è la sua mail. Nascosti. Nascosto, ovviamente. Per gli spam bot. Vabbè. E